Allora, ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere tutti i miei ombretti barra palette che uso o che non uso più. Nella maggior parte uso tutti, ma alcuni non li uso più. Dietro, come potete vedere, c'è Romeo. Cioè, c'è sempre il Romeo presente qui. Ah, questo è un normale elastichetto, per chi se lo fosse chiesto. E niente, cominciamo subito. Cominciamo proprio dalle palette. Allora, ho questa qui a forma di mucca. Della Amarena Makeup, che si presenta così, con tutti questi ombretti, e questo l'ho utilizzato oggi per questo trucco. Infatti è bello, bello scrivente. Me l'hanno fatto per il compleanno, quindi non lo so. Poi questa qui, che ormai la conoscete a memoria, questa qui di Deborah Milano, che me l'hanno fatta per Natale. Qui ci sono tutti questi ombretti, mentre sotto c'è un illuminante, il blush, la terra, e qui c'erano tutti i rossetti, però sono sporcati tutti. Dettagli. Poi c'è questa qui di Pupa Milano, questo orso, e si presenta così. Anche questa me l'hanno regalata, quindi non so quanto costa. Poi questo diamante qui della Pupa, che non riesco ad aprire, quindi non so, non lo riesco ad aprire. Comunque ve l'ho fatto vedere nel video dei miei regali di Natale, che semmai vi linko giù nell'info box per farvi vedere dentro. Poi l'ultima che avete visto nel video haul è questa qui, no, nel video haul, sì, nel video haul. Questa qui che mi è stata data per compleanno. Fatemi sapere se volete gli swatch in dettaglio di tutti questi colori, che io vi faccio il video. Poi passiamo alle palettine e ombretti mono oppure duo. Allora, ci sono questi qui. Questi qui di Easy Paris, che vi ho fatto nella prima Makeup Collection, che io non uso più, sono questi due colori. Questi due colori e questi due colori. Però, come vi ho detto, non uso più, quindi lo tengo solo per collezione. Poi questo trio di ombretti che vi ho fatto vedere in un video tanto tempo fa, che mi avevano regalato una mia amica quando era andata in America, e questi sono i colori. Ecco, i casini di Ilaria. Poi questo qui, che fa parte di quei trucchi che mi hanno regalato, questo qui Revlon, si presenta con il suo pennellino, e questo è il colore. È il numero, non lo so, non c'è scritto, quindi non ve lo posso far sapere. Poi questo qui della Kiko, Ombre a Paupière, il numero 122. Scusate se sentite mia madre sotto. E questo è il colore. Aspettate, questo qui. Non so se vi ho fatto vedere lo swatch già nel video dei miei regali di compleanno, comunque è questo. Poi un altro della Kiko che ho comprato io è questo qui, Wet n Dry Shadow Eye Pigment, il numero 50, che io questo l'ho utilizzato già una cifra, ma una cifra proprio. Questo qui. Ed è questo il colore. Aspettate, eh? Qualcosa che non è sporca, ma è. Cioè, guardate ragazzi, che colore stupendo. Cioè, questo anche come solo illuminante, solo questo nella palpebra. Io sono uscita delle volte solo con questo. Mamma mia, è fantastico, ragazze. Poi questa palettina di Easy Paris, che io non utilizzo più, di questi glitter,
da mettere sotto, sopra l'ombretto, non utilizzo più, come vi ho detto. E poi veniamo alla famosa cassettiera. Allora, nel primo cassetto troviamo questo qui, l'ombretto della Collistar bianco, il numero 0937, alabastro. Metti a fuoco. Va bene. Wow. Poi queste cialdine che fanno parte sempre di quei trucchi che mi hanno regalato, questo colore qui. Ed è, non so se è il nome, sì, è il nome, perché poi c'è questo, ed è questo colore qui, poi c'è questo, ed è questo qua. Poi altre cialdine sparse, cioè nel senso da comprare, devo comprare la palette magnetica. C'è questo colore qui. E questo è il nome. Questo è il nome e questo è il colore. Questo è il colore e questo è il nome. Questo è il colore e questo è il nome. Vado veloce perché questo è il colore e questo è il nome. L'ultimo, questo è il colore e questo è il nome. Poi c'è questa qui di Yves Saint Laurent, questo ombrettino qui. Poi questo duo della Kiko, il numero 02 Light and Dark, e sono questi qui i colori. Poi questa palettina di Sasi Makeup Italia, la numero 03. Aspetta che ve la faccio vedere. Poi questa qui sempre di Sasi Makeup Italia, la numero 01. E questi sono tutti i colori. Ok, poi nel secondo cassettino troviamo questa palettina qui di Sparis, con questi colori qui. Poi quest'altra palettina sempre di Easy Paris con questi colorini qui. Questa palettina dell'Elf con questi colori qui. Poi questo ombretto della Kiko, il numero 11 in crema, questo colore qui. E per ultimo questo ombrettino qui della Essence, l'Eye Shadow numero 08 Apricotta, questo colore qui, che adesso vi swatcho. È questo qua. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete tanti mi piace e niente, spero che stiate apprezzando che non sia vuoto il canale, mi ci sto impegnando anche se è iniziata quasi scuola. Non so quando andrà in onda sul canale questo video, e quindi non lo so, però spero che state apprezzando tutti i video sul canale. Se sì, fatemelo sapere con un bel mi piace. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione enorme e mi raccomando, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!